Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Max Gamer Official. Ragazzi, oggi vi farò vedere una cosa simile ai dischi. Vi ricordate che un paio di giorni fa ho fatto il video differenza tra gioco PS1 e differenza tra gioco PS2? Beh, questa volta sarà simile perché farò differenza joystick PS1, Verone titolo, comunque nel titolo DualShock 1 e DualShock 2 è il nome del joystick, per chi non lo sapesse ma è difficile. Quindi ragazzi, oggi vi faccio vedere il joystick della PS1 e quello della PS2. Ragazzi, partiamo con quello della PlayStation 1. Ecco qui. Ragazzi, questo è il joystick della PS1. Nel 1994, per l'esattezza. Nel 1994 è uscito in altri paesi, quindi in USA, in America, in Giappone, mentre da noi in Italia e pure in Europa, se non mi sbaglio, è uscito solo nel 1995 per l'esattezza la PS1. E questo joystick ovviamente è uscito qua in Italia nel 1995. Quindi ragazzi, un po' di storia, 27 anni. Penso precisamente 27 anni, poi ragazzi correggetemi voi se magari l'anno è diverso. Joystick molto bello, ancora a tempo non esistevano neanche gli analogici, quelli là rotondi qua che si muovevano, sapete di cosa sto parlando, quindi a tempo ci veniva un pochettino scomodo perché prima i bottoni questi qua erano così, sottili, almeno in quella della PS2 sono molto più grossi e poi della PS3 sporgono direttamente, come sappiamo. Ragazzi, io ho i joystick della PS3, però ce l'ho quello non originale, quello fuori marca, quindi ragazzi fatemi sapere se lo volete vedere lo stesso, ma non c'è tanto di vedere bello. Di più ho quelli originali, ce l'ho della PS1. Pure che non funziona, perché questo joystick non funziona, della PS2 originale e della PS4. Della PS3 l'avevo, ma poi si è rotto, perché già quando avevo la PS3 che l'ho presa, i primi giorni che l'avevo, già c'era il joystick che non era andando bene, poi si è rotto e quindi l'ho comprato. Quindi ragazzi, c'ho quello sotto marca, che non è di marca. Quindi invece di, ecco, come vediamo qua, Sony, nella PS3 c'è scritto un'altra cosa, tipo Boeing, qualcosa del genere, no? Bin, un'altra cosa. Comunque, questo è il joystick originale della PS1. Abbiamo i soliti tasti. Abbiamo L1 e L2, poi abbiamo R1 e R2, poi abbiamo i tasti direzionali. Ecco, questi qua si chiamano tasti direzionali. Poi abbiamo il logo Sony, il logo della PlayStation. Qua abbiamo la L, i loghi R e L. E il joystick possiamo vedere che è una colorazione grigia, molto bella. A me mi fa impazzire questa colorazione grigia. Poi abbiamo il logo PlayStation, non c'è scritto PlayStation 1 perché ovviamente non c'era. C'è scritto PlayStation, logo PlayStation. Poi abbiamo il solito Select, ecco qui Select, e poi abbiamo il logo Start per startare i giochi, per metterli in pausa o per mettere qualche cosa altra. Poi abbiamo il logo del triangolo, se non mi sbaglio. Poi abbiamo il quadrato, la X, e questo qua che non mi ricordo mai come si chiama. Ragazzi, scrivetemelo nei commenti perché me lo ricordo, però me lo scordo sempre. Mamma mia ragazzi, io mi sacrifico con voi a fare questi video per farli venire bene, per farli vedere bene, ma vi assicuro che non è assolutamente facile fare i video con questo sole, anche perché si accumula il sudore e negli occhi, quindi non riesco a vedere bene, però per voi faccio queste altre. Ecco qua il joystick, lo possiamo vedere sempre, però da qui a vederlo nel video viene sempre un po' scuro, non so perché, vedete così, casomai ingrandite, vedete cosa fate. E questo è il joystick della PS1. Adesso passiamo all'anno 2000 con il joystick della PlayStation 2, questo qua molto pesante, in confronto quello della PS1 è una piuma, mentre già quello della PS2 è molto più grande. Qua vediamo una rivoluzione perché abbiamo
il joystick nero e poi una grandissima rivoluzione a tempo, che abbiamo gli analogici, perché a tempo si poteva giocare solo con i tasti direzionali, mentre adesso abbiamo gli analogici. Poi abbiamo, ragazzi, ma voi avete sempre saputo a cosa serve questo qua, questo analog per la PS2, joystick solo della PS2 c'è l'analog. Significa che ti avverte quando il joystick, che qua di sotto, vedete questa linea qui, di sotto al tasto, c'è una cosa che ti spunta il colore rosso se è acceso. Se è spento, no. Significa che il joystick è spento e il gioco non parte. Mentre se è acceso e fa il lumino rosso, significa che il joystick è acceso e funzionante, ovvio, ovviamente. Poi abbiamo questi analogici. Bellissimo, mi piace sempre giocare con gli analogici. Poi abbiamo, come ho detto, i tasti L1 e R1 e poi L2 e R2. Che sono questi qua, L2 e L2, che sono grandissimi. In confronto di quelli della PlayStation 1 sono piccolissimi. Mentre la PlayStation 2, vedete, dovete guardare l'ultimo e il secondo, guardate. Questo quando è sottile, mentre questo quando è grosso. Vedete la differenza? Pure, forse pure con la L1, questo qua di sopra. Un pochettino cambio, però vabbè. Comunque il joystick si chiama, ecco qui, vedete? Spero che vi faccio vedere. DualShock 2, se non riuscite a vedere, c'è scritto DualShock 2, ecco qua. Questi qua sono i joystick col filo, ovviamente. Questi qua senza filo si rompono perché sono col filo. E qua, ragazzi, andiamo a vedere come si chiama il coso quando noi lo mettiamo e inseriamo, prendiamo i joystick e lo inseriamo nella console, nella PlayStation, in questo caso la PlayStation 2, ecco. Tra l'altro la memory card della PS1 neanche ce l'ho, di ecco qui, che stavo pensando di farvi vedere la memory card della PS2. Ragazzi, ecco qui, questo qua è il coso, quello là per inserirlo sulla Play, che poi vi leggerà. E questo invece è quello della PlayStation 1, vedete? Ovviamente qui c'è il logo Sony, pure nella PlayStation 2, però non si vede perché è nero. Sono gli stessi, fidatevi. C'è qua il logo Sony come nella PS2. E poi questo qua. Non si vede benissimo, però credo che magari vi faccio vedere. Ecco, mamma mia, ce l'ho fatta benissimo. Sono gli stessi loghi. Ragazzi, adesso vi faccio vedere la memory card della PS2. Ragazzi, l'ho presa, ci siamo, l'ho presa. Ho preso la memory card della PS2 in pochi secondi. Io ho stoppato intanto. Ecco qua, questa è la memory card della PlayStation 2. Abbiamo qua PlayStation 2, il logo blu, pure quel logo, PlayStation 2. Poi abbiamo 8 MB di salvataggi di spazio sulla memory card. Abbiamo 8 MB, buono, molto buono. Poi abbiamo memory card, la scritta ovviamente, che va a, come si dice, a chiamare, come si chiama questo oggettino. Poi abbiamo Magic Gate, che è il sistema che ha creato la memory card, se non mi sbaglio. Poi abbiamo di sotto Sony, logo Sony. La Sony è quella che ha creato la PlayStation 2, lo sappiamo tutti, la PlayStation 1, 2 e i seguenti. Ecco qua, questa qua è la memory card. Quindi, ragazzi, vi ho fatto vedere i joystick e con una bella sorpresina con la memory card. Ragazzi, questo è il joystick della PS1, questo è successo, è il joystick della PS2 e questa è la memory card della PS2. Purtroppo non c'ho la PS1 perché quando l'ho comprata, perché l'ho comprata da subito un dritto e me l'hanno dato pure sfasciato, quindi bellissimo, ci partiamo malissimo. Poi, ragazzi, vi racconterò pure la storia, ovviamente vi devo raccontare la storia di queste PlayStation, come le ho avute. Magari non li prenderò perché sono un pochettino ingombranti da prendere e da portare qui. Devo staccare tutte le fila e cose, quindi magari ve lo spiegherò in un video in cui vi racconterò solo la storia. Ma se mi riuscirà, la porterò qui direttamente per farla vedere. Spero, io spero che questo video DualShock vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao, ragazzi! Wow.